Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera qui su F123. Siamo pronti per iniziare la stagione 2031. Quella che vedete in sovrappressione è la classifica finale della stagione scorsa, della stagione 2030, che mi ha visto alla fine vincere il mio primo titolo iridato al volante della McLaren e non della macchina del My Team come c'è scritto nel gioco. È stato un campionato veramente fantastico, fino a 3-4 weekend dalla fine del campionato eravamo tipo in 6 a giocarci il titolo e siamo arrivati all'ultimo appuntamento in Brasile, in 4 insomma a giocarci il titolo, io, Martin Gil e i due piloti della Red Bull. È stato un campionato veramente fantastico e adesso spero che il campionato che si accinge a cominciare adesso sia altrettanto interessante. Andiamo subito a vedere un po' quelli che sono i vari spostamenti per quanto riguarda il mercato piloti. Alcuni ve li avevo già anticipati nel corso della stagione scorsa e altri invece sono stati altri contratti sono stati invece firmati, ufficializzati durante la pausa invernale. E iniziamo quindi dall'Alfa Romeo, che ha visto entrambi i suoi piloti spostarsi verso dei top team, con Callisto Calabresi che è andato in Ferrari e Liam Lawson che è andato in McLaren. Si sapeva già che l'Alfa aveva ingaggiato Jack Doohan, non confermato dall'Alpine, e arriva invece l'ufficialità sul secondo pilota, il colombiano Santiago Moreno, pilota esordiente, pilota molto giovane. E perché qui c'è alla fine una problematica causata anche dalla presenza delle terze macchine, no? Perché io ricordo, per chi non avesse visto le stagioni scorse, che c'è la regola della terza macchina. A rotazione, due team a ogni Gran Premio sono obbligati a schierare una terza macchina. Ad esempio, nella prima gara di questo campionato qui, a schierare la terza macchina saranno i due team che si sono classificati in prima e seconda posizione nel campionato della scorsa stagione, quindi McLaren e Red Bull. E la problematica però è che molti piloti, allora i piloti di prima fascia sono titolari nei top team, no? Ma i piloti di seconda fascia, piuttosto che essere titolari in team scrausi, preferiscono essere i terzi piloti dei top team, in modo tale da poter correre soltanto 3 gare all'anno, ok, ma poter puntare a vincere quelle poche gare che corrono. E quindi i team scrausi si trovano costretti ad andare a pescare dei piloti o dei piloti di terza fascia o degli esordienti semi sconosciuti, perché i top driver da loro non ci vogliono andare, ma anche i piloti di seconda fascia preferiscono fare le riserve nei top team piuttosto che andare a correre da loro. E questo è il motivo per cui ad esempio abbiamo questo semi sconosciuto pilota colombiano, Santiago Moreno, con un rating anche piuttosto basso. Vedremo un po' che cosa farà in Alfa come compagno di squadra di Jack Doohan, non rinnovato dall'Alpine. Ha avuto una pessima prima parte di stagione l'anno scorso, Doohan, poi però nella seconda parte di stagione le sue prestazioni sono decisamente migliorate, quindi penso che con lui almeno l'Alfa va sul sicuro, avrà almeno un pilota che porterà dei risultati. Tralasciamo l'Alfa Tauri che non esiste, ecco che vabbè, possiamo già dirlo, Atie e Iwasa sono i piloti che correranno sulle terze macchine nella prima gara di questa stagione. Atie sulla terza McLaren, con la McLaren che si è piazzata seconda nel campionato costruttori della scorsa stagione, e Ayumi Iwasa, terzo pilota Red Bull, chiaramente corre sulla terza Red Bull, visto che la Red Bull ha vinto il campionato costruttori appunto nella scorsa stagione. L'Alpine conferma Yuki Tsunoda e Teo Purcher, o meglio Teo Purcher viene promosso da terzo pilota a secondo pilota, visto che lui appunto era terzo pilota Alpine nella scorsa stagione. Poi abbiamo l'Aston Martin che conferma Lando Norris, ok, e al suo fianco riprende, o meglio ritorna, il campione del mondo 2025 Pierre Gasly, che dopo un anno sabbatico che si è preso nel 2030, dove ha fatto il pilota riserva per il team Butler Global, è tornato a correre a tempo pieno con il team Aston Martin, che si aspettava di lottare per il titolo nella scorsa stagione. Invece le sue prestazioni, le prestazioni della macchina sono state a dir poco deludenti, anche se nel finale di stagione si sono decisamente ripresi, e adesso l'Aston Martin si presenta con un top driver come Norris e un pur sempre un ex campione del mondo come Pierre Gasly. E Lance Stroll che fine ha fatto? Lance Stroll è terzo pilota. Lance Stroll per sua scelta ha fatto un passo indietro e corre come terzo pilota per avere più possibilità di lottare per podi o soprattutto vittorie, nel senso che le terze macchine sono più prestazionali rispetto alle macchine titolari. Perché? Perché Gasly e Norris, ad esempio, sulle due Aston Martin che fanno tutta la stagione, hanno 3 power unit da poter usare per tutto l'anno. Invece le terze macchine, chi guida la terza macchina, ha 3 power unit da usare in 3 gare. Quindi possono usare una power unit a gara. E quindi i motori delle terze macchine sono più spinti, più potenti.
Questo è il motivo per cui nella scorsa stagione i piloti delle terze auto, delle terze macchine, erano quasi sempre a lottare per le vittorie. E quindi Lance Stroll con questa mossa, autodegradandosi, diciamo così, a terzo pilota, avrà probabilmente la possibilità di fare più punti rispetto a quelli che ha fatto nella scorsa stagione, dove ha corso da titolare. Quindi un passo indietro che sta bene sia a Stroll, perché può lottare per vincere delle gare, e sta bene anche al team, perché adesso c'ha un campione del mondo come Pierre Gasly, sebbene un bel po' arrugginito. Vedremo un po' che cosa farà il francese al suo ritorno a tempo pieno dopo un anno sabbatico. Abbiamo la Ferrari che conferma chiaramente Alex Albon, anche se Albon è al suo ultimo anno di contratto con il team di Maranello. Vediamo un po' se reggerà il confronto con la giovane superstar Callisto Calabresi, che già nella scorsa stagione ha corso in Alfa e ha corso poi nelle tre gare in cui la Ferrari ha schierato la terza macchina come terzo pilota Ferrari, ottenendo delle ottime prestazioni, una vittoria e due secondi posti mi sembra con la Ferrari, quindi dimostrato assolutamente di essere prontissimo per un ruolo da pilota titolare in Ferrari. Poi anche con l'Alfa ha ottenuto delle prestazioni di rilievo, quindi è uno dei piloti più interessanti di questa stagione, uno dei papabili per il titolo, e vediamo un po' se Alex Albon riuscirà a tenergli testa. La Haas conferma Oscar Piastri e sostituisce Ocon, che l'anno scorso ha fatto solamente 5 punti, con il giovane finlandese Esto Saari. Anche per lui vale un po' lo stesso discorso fatto per Santiago Moreno. La Haas avrebbe voluto piloti come Russell, come Mick Schumacher, però questi piloti qui hanno preferito andare da altre parti. Nella fattispecie Mick Schumacher è diventato terzo pilota Ferrari, ha preferito fare il terzo in Ferrari piuttosto che fare il secondo in un team di seconda fascia. E Russell qui è in tutta McLaren, ma a lato pratico guida la seconda Butler Global. Sono io il pilota McLaren, io guido la McLaren e George Russell guida è il compagno di squadra di Butler, insomma, nel team Butler Global. E poi abbiamo Liam Lawson, ecco, lui è realmente pilota McLaren, sarà il mio compagno di squadra e ha fatto un'ottima stagione in Alfa nel 2030 e ha ricevuto la chiamata da un top team come la McLaren. Sarà molto interessante vedere che cosa farà Liam Lawson, la sua prima grande chance in carriera, ormai alla soglia dei 30 anni. La Mercedes conferma Charles Leclerc e Martin Gilles. La Red Bull, con un colpo di mercato ufficializzato già praticamente a metà della stagione scorsa, riprende Max Verstappen, è intenzionato quindi a chiudere la carriera in Red Bull. Fa un effetto decisamente strano vedere Max in Red Bull, non sono abituato, sì. E insieme a Max Verstappen, confermatissimo Noah Bell. Abbiamo poi Ocon, che non confermato dalla Haas, riesce ad accasarsi in Williams. La Williams ha visto Mick Schumacher partire verso la Ferrari per fare il terzo pilota Ferrari e ha scelto Esteban Ocon come pilota esperto, insomma, da affiancare al giovane Flavio Neves, che già ha disputato alcune gare nella scorsa stagione in Williams, andando anche piuttosto bene. E poi abbiamo appunto il team Butler Global, che si affida, come detto, a Devon Butler e a George Russell. Per quanto riguarda Yasa Rattier, questa gara la corre, la prima gara di campionato la corre sulla terza McLaren, ma quest'anno c'è una nuova regola, ovvero che un pilota non può correre in due team diversi, ovvero non puoi correre per un team come pilota titolare e allo stesso tempo per un altro team come pilota di riserva. Quindi Yasa Rattier ha dovuto scegliere se correre tutta la stagione come pilota titolare Williams o se correre solamente tre gare come pilota di riserva McLaren, e chiaramente ha scelto di correre solamente tre gare come pilota di riserva McLaren, visto che può lottare per punti, podi e vittorie, visto che ha vinto due gare l'anno scorso guidando la terza McLaren. E niente, questa è la griglia di partenza, questa è la lineup dei piloti per questa stagione 2031. Andiamo adesso a vedere un po' quelli che sono i valori in campo delle varie scuderie. Valori in campo che purtroppo non cambiano di una virgola, visto che non c'è stato nessunissimo cambio regolamentare, ma poi ormai noi, ma anche tutti gli altri team, immagino che abbiamo tutti così tanti punti risorsa messi da parte che anche se ci fosse un cambio regolamentare che coinvolge tutti i reparti, comunque ciascun team sarebbe ampiamente in grado di comprare tutti gli upgrade coinvolti nell'eventuale cambiamento regolamentare. Quindi penso proprio che da qui fino alla stagione 10 i valori in campo rimarranno sempre questi, cioè tutti i team avranno sempre le macchine maxate con tutti gli upgrade possibili e immaginabili installati. Questo significa comunque che ci sarà un grande equilibrio prestazionale, come abbiamo visto appunto nella scorsa stagione, con almeno 4-5 team, ovvero 8-10 piloti, virtualmente in grado di giocarsi il mondiale.
Andiamo adesso a vedere il calendario, anche stavolta stagione di 16 gare. Potete vedere appunto che si comincia in Bahrain, si comincia in Bahrain per colpa, diciamo così, di Yasar Atiyeh, perché Yasar Atiyeh è pilota appunto di nazionalità bahrainiana, bahrainita, bahrainiota, quello che è. Yasar Atiyeh, terzo pilota McLaren, si trova a correre appunto sulla terza McLaren nella prima gara di campionato, visto che la McLaren è arrivata seconda nel campionato costruttori della scorsa stagione. Il governo bahrainita, bahrainiano, bahrainiota, come cavolo si chiama, ha fatto pressione sulla FIA affinché modificasse l'ordine delle gare del calendario, in modo da far correre il proprio pilota di casa nella sua pista di casa. Sono così ricchi addirittura che vanno a modificare il calendario a loro piacimento, quindi si parte in Bahrain apposta per far correre in casa il mitico, leggendario Yasar Atiyeh. Poi si andrà in Australia, Brasile, Imola, Monaco e Silverstone. Da notare che le prime 6 gare di campionato saranno tutti weekend di gara sprint. Nella scorsa stagione sono state le ultime 6 gare, gli ultimi 6 weekend di gara a essere dei weekend sprint. Stavolta invece i primi, anzi no, i primi 5 perché così tutti i 10 team schiereranno per una volta la terza macchina in un weekend sprint a inizio stagione, quindi le prime 5 gare. E poi il sesto weekend sprint sarà l'ultimo, quello a Suzuka, quello in Giappone, per cercare di tenere aperto il campionato fino alla fine. Appunto, mettiamo anche un weekend sprint come ultima gara di campionato, dove lì si correrà in 20, senza nessun team che schiererà la terza macchina, perché chiaramente nelle 15 gare, nelle prime 15 gare, tutti i team schiereranno la terza macchina 2 volte. E vedete qui che Portogallo è stato spostato nella prima parte di campionato, anziché nella fase finale. Anche il GP di Cina è stato spostato invece dall'inizio alla fine del campionato e torna al Messico dopo tante stagioni, torna a Singapore. Insomma, sarà un campionato sicuramente avvincente. Ultimo tentativo qua in qualifica. Sono dietro alle due Red Bull che non dovrebbero darmi impedimento, non dovrebbero darmi aria sporca in teoria. Da questa distanza forse mi danno anche un aiutino in rettilineo con la scia. Sono 18esimo, devo migliorarmi e parecchio. Questa è una pista molto molto difficile, forse la più difficile in assoluto per quanto riguarda la guida in sé per sé. E c'è anche grandissimo equilibrio fra i vari team, come anche nella scorsa stagione. Non ci sono squadre che hanno macchine che vanno 2 secondi più piano, quindi chiunque, anche i top drivers sono a rischio eliminazione in caso di giro non ottimale anche nel Q1. Sono andato migliorato di circa 4 decimi rispetto a me stesso. Sotto sterzo qui però, sotto sterzo qui. Ma miglioro comunque su me stesso in qualche modo. Non ricordavo di aver guidato così male. Nel mio attuale best lap diventerò quasi 6 adesso. Decimi di vantaggio su me stesso, ultima curva, importante non sbagliare. Ancora quasi 6 decimi di vantaggio su me stesso, sono sceso intanto in 20ª posizione, vediamo se recupero. Recupero. Ayumu Iwasa si conferma autentico dominatore anche nella prima e unica sessione di prove libere che abbiamo avuto prima di questa qualifica sprint. Ayumu Iwasa aveva staccato tutti di oltre 7 decimi e si conferma favorito per la vittoria della gara. Dov'è Atiyeh? Non mi dire che è stato eliminato Yasar Atiyeh, purtroppo sì, incredibile colpo di scena, la superstar, il pilota di casa, l'idolo locale, quello per colpa del quale stiamo correndo la prima gara di campionato in Bahrain e non in Australia, si fa eliminare. Sin nel Q1 eliminato anche Liam Lawson con l'altra McLaren, quindi sono l'unica McLaren superstite, insomma. Le altre due McLaren, quella di Lawson e quella di Atiyeh, sono entrambe fuori nel Q1. Questo è un colpo di scena dir poco clamoroso, non inizia nel migliore dei modi, quindi l'avventura in McLaren per Liam Lawson, eliminato con il 17esimo tempo, insieme a lui eliminato anche Flavio Nieves, eliminato con grande sorpresa Yasar Atiyeh, poi George Russell, pilota del Butler Global F1 Team, compagno di squadra di Devon Butler, eliminato anche lui, così come i due esordienti, Esto Sari e Santiago Moreno, che si piazzano in ultima e penultima posizione, abbastanza staccati anche dal resto del gruppo, e ora sotto con il Q2. Ultimo tentativo qui nella Q2, sono solamente 15esimo. Sicuramente ho margini di miglioramento, non so però se ne ho per qualificarmi in Q3. Quello che è certo è che la McLaren
non ha una macchina molto adatta a questa pista, visto che le altre due McLaren, quella di Lawson e quella di Attie, sono uscite entrambe nel Q1, e quindi sono comunque sia sarò il miglior pilota McLaren in griglia, quindi non è solo colpa mia, è colpa sicuramente anche della macchina che non si adatta bene alle caratteristiche di questo circuito. Sono nel verde, mi miglioro per adesso di un decimo e mezzo. Potrebbe non bastare, anzi probabilmente non basterà per entrare in Q3. Ora scendo in ultima posizione, in sedicesima. Obiettivo minimo chiaramente quello comunque di risalire un po'. Sono a 165 millesimi dal tempo di Noah Bell, che è dodicesimo, attenzione, colpo di scena. Non so se deve ancora transitare, deve ancora concludere il suo ultimo tentativo o se è eliminato. Noah Bell sarebbe abbastanza clamoroso. Intanto io purtroppo mi miglioro di pochi centesimi di secondo e rimango sedicesimo, ma potrebbe non essere l'unico colpo di scena la mia eliminazione in Q2. Prosegue, anzi si intensifica ancora di più il dominio di Ayumi Wasa, 7 decimi a Devon Butler, al suo più immediato inseguitore. Ci sono tanti colpi di scena perché viene eliminato Alex Albon per solamente 5 millesimi nei confronti di Yuki Tsunoda, eliminato anche Noah Bell, quindi tanti colpi di scena a partire dal Q1 con l'eliminazione di Attie e Lawson. Adesso arrivano altri due top drivers, altri due possibili contenenti al titolo come Albon e Bell e io chiaramente, campione del mondo in carica. E passano piloti che non ti aspetti come Ocon, Esteban Ocon, e se vogliamo anche Yuki Tsunoda. Buon ritorno in Formula 1 di Pierre Gasly, che entra agevolmente nel Q3. E gli eliminati quindi sono Albon, Bell, Duan, Piastri, Purcher ed io. Iwasa pole position, chiaramente con però meno di mezzo secondo di margine nei confronti di Charles Leclerc. Questa è la griglia di partenza della gara sprint. Gilles terzo, bravo, Butler quarto, Calabresi quinto, Verstappen settimo, non benissimo, grande Ocon addirittura ottavo, con la Williams. Poi queste posizioni qui le conosciamo già, chiaramente. A me mi ha apostrofato come una Mercedes. Sì, sì. Strategia di gara come di consueto per le gare sprint. Io preferisco utilizzare le gomme medie per avere più gomma negli ultimi giri, mentre gli avversari scelgono praticamente tutti le gomme soft. L'unico altro pilota a scegliere le medie è Yuki Tsunoda, che parte dalla nona casella. Strano correre in Bahrain di giorno, fa veramente specie. Il giorno però con i fari accesi, sì. Tutto pronto per la partenza di questa gara sprint qui in Bahrain. Inizia ora la mia difesa del titolo mondiale vinto nella scorsa stagione. Inizia non nel migliore dei modi, ma il weekend di gara è decisamente lungo. Parto bene, però poi c'è Gasly partito veramente male, viene riassorbito da tutto il gruppo. Sono quintato all'interno in lotta con un Alpine che è ancora affiancata, gli devo dare spazio. Ora me la metto dietro, sono in 14ª posizione, vediamo se ci sarà anche l'occasione di attaccare Noah Bell. Qui in questa staccata affondiamo il colpo, ancora gomme un po' fredde. Meglio non correre troppi rischi, si piantano un attimo lì davanti, mi costringono a frenare. Passiamo in Danny, e questa è la cosa sicuramente più importante. Ricordo chiaramente che dalla griglia, cioè dall'ordine d'arrivo della sprint race, intanto vado all'attacco anche di Bell che mi lascia un varco, lo passo. Dicevo, dall'ordine d'arrivo di questa gara sprint dipende anche l'ordine di partenza della gara vera e propria, perché qui su F1 23 ci sono ancora le regole del 2022. Riprende la partenza, in pole position la terza Red Bull di Ayumu Iwasa, seguita dalle due Mercedes, poi Butler e Calabresi. Vediamo un po', lo spunto da fermo è buono per Iwasa, pessimo invece per Leclerc che viene un po' riassorbito dal gruppo. Iwasa primo con Martin Gilles secondo, si porta subito all'interno il giapponese della terza Red Bull, difende la prima posizione, c'è quasi il contatto qui con Martin Gilles, aggressivo nel richiamo dopo la prima chicane. Iwasa tiene giù e tiene la prima posizione, grande difesa da parte della giapponese nei confronti di Martin Gilles. Lì dietro lotta per il terzo posto con Butler, che si deve difendere da Calabresi che prova un attacco incredibile all'esterno. Callisto Calabresi ancora ruota a ruota con Devon Butler, non vuole lasciare sfuggire i primi due.
si porta forse a casa il sorpasso in maniera clamorosa. Calisto Carabresi, strepitoso, strepitoso sorpasso di Carabresi. Si presenta così con una magia già nelle prime curve che fa da pilota titolare Ferrari. Andando a prendersi la terza posizione con un super sorpasso ai danni di Devon Butler, però i primi due sono già piuttosto staccati. Attenzione, mi attacca Purcell in staccata. Mi ha anche compenetrato perché per un attimo la macchina è diventata trasparente. È facile superare così. Purtroppo è un problema che c'è sin dall'inizio qui su F1 23. In curva 1, nel secondo giro, i contatti sono disabilitati. Non so perché, non so soprattutto perché non lo abbiano ancora risolto. E quindi Purcell mi passa attraverso e mi supera. Sì. Riesco senza problemi a stare al passo con i miei avversari già in questi primi giri in cui le mie gomme dovrebbero essere nettamente svantaggiate rispetto alle soft dei miei avversari, quindi sono ottimista per la seconda parte di gara, ottimista per quanto riguarda il numero di posizioni che eventualmente potrei recuperare, anche se qui commetto un errore, mi passa anche Lawson, o forse no perché ho più velocità in uscita di questa curva. Non devo fare questi errori, non devo fare questi errori, però ho il margine per poterli riprendere. I piloti davanti. Attenzione che mi attacca Noabel in rettilineo. Chiaramente lui aveva il DRS, io no. Ma non dobbiamo perdere tempo a lottare io e lui perché dobbiamo ricongiungerci con il gruppo lì davanti. Incredibile, da un giro all'altro quanto hanno aumentato il proprio ritmo. Adesso c'è Yasser Attiecht che mi va ad attaccare uno dei miei due compagni di squadra, cerco di resistere, tengo la posizione, però già 1,8 secondi da Noah Bell, sono lentissimo. Butler all'attacco qui nei confronti di Callisto Calabresi, si va a riprendere la terza posizione che Calabresi gli aveva soffiato al primo giro, grande sorpasso qui di Devon Butler, sembra decisamente cresciuta la Butler Global come competitività della macchina, sembra cresciuto anche Devon come maturità agonistica, qui si fa vedere per un attimo Calabresi, poi capisce che non è il caso e quindi Butler completa il sorpasso lì dietro bagarre fra Norris e Leclerc con Norris davanti a Charles, non ho fatto caso se è una difesa o un sorpasso. Ah, qui ancora. Parte, attenzione, mi tocca anche Yasser Attiecht. Non era assolutamente necessario quel contatto, ma è incredibile come abbia perso passo di colpo. Nei primi 2 o 3 giri ero tranquillamente in grado di tenere il ritmo di Purcell, poi da quando ho fatto quel piccolo lungo lì e sono stato attaccato da Lawson. Ho perso completamente passo, ho perso completamente ritmo. McLaren in nettissima difficoltà, qui arriva anche il bloccaggio. Prende una traiettoria orribile. Problema per Tsunoda. Me lo dice chiaramente il mio amico giapponese. Tsunoda è uno dei piloti lì davanti, quindi. Ma vedete qui, mamma mia, che superiorità sul dritto che hanno. Ok, che c'è anche il DRS. Però nella scorsa stagione, in tante occasioni, mi è capitato di non perdere quasi niente in rettilineo, nonostante il DRS degli avversari. Adesso però c'è un'opportunità che potrebbe arrivare con il problema tecnico di Yuki Tsunoda che lo costringerà a rallentare. E quindi potrebbe fare da tappo ai piloti che lo seguono, insomma, favorendo un potenziale ricongiungimento. Certo è che sono veramente lentissimo. Non ricordo l'ultima volta che mi sono trovato così male. No, ma è impossibile, c'è qualcosa che non va sulla macchina. Non è possibile che mi trovo di colpo a perdere così tanto. Qui mi sa che mi prendo il DRS facendo passare Santiago Moreno appena prima, infatti, appena prima del detection point. Mi riprendo qui la posizione su Moreno, ma neanche. Ehi! Ora che ho il DRS non riesco neanche ad attaccare Santiago Moreno, che invece il DRS non ce l'ha. Cioè, lo riesco ad attaccare e a risuperare, ma in rettilineo non guadagniamo praticamente niente. C'è qualcosa che non va, però, eh. Com'è possibile che nei primi giri ero competitivo e poi di colpo mi ritrovo a perdere anche 1,5 secondi al giro rispetto agli altri? Bandiere gialle intanto, lì davanti c'è qualcuno che mi sa che si sta per fermare.
un'alfa, quella di Duan, visto che l'altra è dietro di me. Eccolo qui, Jack Duan, primo ritiro della stagione 2031. Peccato perché stava andando piuttosto bene. Ancora Moreno, ma vedete, qui il DRS non ce l'ha Moreno, non ce l'ha il DRS. Eppure guardate quanto mi ha guadagnato in rettilineo. Ora ce l'avrò io chiaramente il DRS su di lui. Lo andrò a ripassare. Però che fatica, che fatica. Attacco qui all'interno. Ah, contatto, contatto. Ci mancava anche il contatto, ma qui mi sa che lui che mi ha sterzato contro però, eh. Vediamo qui Santiago Moreno, volante dritto, volante dritto, volante dritto. Ecco qui, ecco qui, ecco qui che gira verso destra. E mi manda a quel paese, ma è lui che mi sterza contro. Facciamo sfilare Liam Lawson. Cioè, facciamo sfilare, non opponiamo resistenza al sorpasso del nostro compagno di squadra. Intanto ci sono bandiere gialle, è successo qualcosa. Attenzione qui Lawson, dove va? Che traiettoria fa Lawson? Sfilo anche a Thier e Gasly. Rossa! Rossa! Perfetto, perfetto. Perfetto. Ecco, allora vediamo, sì, il testacoda di Gasly con Thier che rimane bloccato dietro di lui. Ah, e poi arriva anche Tsunoda che forse si tocca. Arriva anche Lawson che si pianta e si fermano un po' tutti lì dietro. E poi attenzione, c'è anche il contatto con Gasly che fa retromarcia addosso all'Ozon. Mamma mia Gasly. Ecco che ripartiamo dopo la bandiera rossa. Una gara di soli 6 giri. Partiti male lì davanti. Albon, mamma mia che brutta partenza. Anche Norris ho dovuto frenare praticamente per non tamponare in pieno ferrarista. Occhio però a non danneggiare di nuovo la macchina. C'è una Red Bull che mi va ad allargare completamente. Ah, collisione con Bell, avvertimento io. Sì, certo. Certo, colpa mia, no? Mi prendo quindi in qualche modo l'11ª posizione. No, Bell prova ad attaccarmi. Il pilota Red Bull si prende la posizione. Mi relega in 12ª. Ora siamo a parità di gomme, a parità di tutto. Non ho danni alla macchina, quindi ora non ho scuse per andare piano. Non ho scuse per prendermi di nuovo distacchi biblici. Ripartenza dopo la bandiera rossa, vediamo se Ayumi Waza riesce a mantenere la prima posizione. Sì, perché parte veramente male. Martin Gilles perde tante posizioni. Waza non ha problemi a tenere la prima posizione. Forse però c'è l'attacco di Devon Butler all'esterno. Si toccano, si toccano. Spero veramente che nessuno di due abbia danneggiato la macchina. Anzi, spero che l'abbia danneggiata Butler. Sì, comunque rimane primo Iwasa con Butler secondo, poi Carabresi, Leclerc quarto, Martin Gilles crolla addirittura in quinta posizione. Abbiamo poi Verstappen, Ocon e Piastri a completare provvisoriamente la zona punti. Attacca Gasly, ma guardate, c'ho l'ERS acceso. E quanto perdo in rettilineo, nonostante l'ERS acceso. Mi sopravanza quindi Pierre Gasly, che comunque ha una penalità di 5 secondi. Penso per il disastro causato in occasione della bandiera rossa. Vedete che non recupero quasi niente neanche. No, adesso sì, adesso sì. Arriva forse anche a TE, attenzione! Cosa fa Yasser Atie? Si inserisce in mezzo. E siamo in tre. E siamo in tre. Io Atie e Gasly. Riesco in qualche modo a spuntarla. Ma dove sei andato a inserire Yasser Atie? Ci tiene a fare bella figura davanti al pubblico di casa. Andiamo quindi entrambi a sopravanzare Pierre Gasly. Mi attacca qui Atie. È uno dei miei due compagni di squadra, quindi non devo lottare troppo contro di lui. Non dobbiamo perdere tempo. Però qui guardate quanto mi stacca, mi sa che non riuscirò ad attaccarlo neanche con la scia in fondo a questo rettilineo. Allora rimango dietro per avere il DRS. Intanto lì davanti si stanno picchiando, quindi comunque stiamo guadagnando in confronto del terzetto lì davanti. Semplicemente non dobbiamo perdere tempo lottando fra noi, io e Yasar. Adesso c'è Gasly che mi attacca con il DRS, mi supera. Mi metto subito in scia. Gasly comunque ha 5 secondi di penalità. Però non sono competitivo neanche ora dopo la rossa. Neanche con distacchi azzerati alla riparata e a parità assoluta di gomme. Campanello d'allarme anche in vista della gara vera e propria. Qui ancora un lungo come quello che avevo fatto inizio gara. Mi passa anche Purcher. Niente, non mi trovo proprio.
dire che nelle libere, a livello di guida, non mi trovavo affatto male. Ah, problema tecnico. Ecco che arriva il guasto tecnico, già. Dov'è che è? Alla UCE. E allora ci mettiamo il cuore in pace. Ma cos'è sta roba? Ma nei weekend sprint, cioè non riesco a finire uno di weekend sprint senza un problema tecnico. Ho avuto, se non sbaglio, 4 guasti su 6 gare nei 6 weekend sprint della scorsa stagione. E allora ci mettiamo il cuore in pace. Certo è che sarà una rimonta difficilissima, perché non abbiamo passo. Al momento del mio ritiro, Iwasa sta tagliando il traguardo del 17° giro, quindi sostanzialmente mancano 2 giri alla fine della corsa. Iwasa ha quasi 5 secondi di vantaggio su Devon Butler, che è secondo. Abbiamo poi Calabresi vicino a Devon Butler, quindi sarà interessante vedere chi la spunta fra i due, ma anche le due Mercedes di Leclerc e Gilles sono molto vicine, così come Verstappen, quindi c'è grande lotta fra il secondo e il sesto posto. Abbiamo poi Piastri e Ocon un po' più staccati, con Bell che comunque è andato a riprendere Ocon, perché aveva 2 secondi di svantaggio fino a pochi giri fa rispetto alla zona punti. Poi abbiamo Norris, Albon, Attie, Gasly, Purcher, Lawson, Nieves, Moreno, Sari, Russell, Tsunoda. Vediamo un po' come sarà finita questa gara, visto che non è possibile vedere quello che succede in pista dopo il ritiro del giocatore. Rispetto a quella che era la situazione al momento del mio ritiro, si sono invertiti 2 piloti Mercedes, perché mi sa che c'era Leclerc davanti a Gilles prima, adesso c'è Gilles davanti a Charles, per il resto tutto sostanzialmente immutato. C'è Noah Bell che acciuffa la zona punte, andando quindi a evidentemente prendere e passare sia Ocon che Piastri. E la gara la vince Ayumu Iwasa, quindi con quasi 7 secondi di vantaggio nei confronti di Devon Butler. Era un grande inizio di stagione per Devon in questo 2031. Vediamo se saprà riconfermarsi anche nella main race. Abbiamo poi Calabresi che completa il podio di questa sprint race. Le due Mercedes finiscono in quarta e quinta posizione. Sia Leclerc che Gilles hanno da recriminare su delle pessime partenze. Uno è partito male nella prima partenza, l'altro è partito malissimo nella partenza dopo la bandiera rossa. Abbiamo poi Verstappen, Bell e Piastri a completare la zona punti. Importante anche il punticino ottenuto dall'As di Piastri, partito 14°, arrivato 8° per l'As, che è finita ultima nel campionato costruttori della scorsa stagione. Quindi è molto positivo avere cominciato già con un punto. Molto bene comunque anche Ocon, a dispetto del fatto che alla fine non ha ottenuto punti, però inizia decisamente bene la sua avventura in Williams, dopo che sembrava tagliato fuori dalla Formula 1 dopo la mancata riconferma da parte della Haas. Malissimo Alex Albon, che conclude solamente in 10ª posizione, in grandissima difficoltà. Norris 11°, ma più che per il passo gara è arrivato così indietro per delle partenze veramente orribili. Yasar Attie in un modo o nell'altro riesce comunque a recuperare fino a un'interessante 12ª posizione di partenza, che avrà appunto sulla griglia della main race. Dietro di lui abbiamo Purcher, Nieves, Santiago Moreno, Esto Sari. Gasly è arrivato, non so in che posizione è arrivato, poi è arretrato in P17 con i 5 secondi di penalità che ha rimediato. Tsunoda 18°, sfortunato perché è stato condizionato da un problema tecnico. Poi abbiamo Russell solamente 19° sulla seconda Butler Global, malissimo anche Lawson, anche lui con 5 secondi di penalità, 20°. Poi ci sono io in 21esima posizione, ritirato per problema tecnico, così come Jack Doohan. Sarà quindi una main race decisamente interessante. Noi della McLaren siamo in netta difficoltà. Alla fine abbiamo Attie che parte 12°, poi Lawson 20° e io 21°, senza passo. Vedremo un po' come andrà questa main race, che svolgiamo appunto subito adesso all'interno dello stesso video. Strategia di gara: scelgo di partire con le gomme soft. Molti scelgono le hard. Ricordo che nei weekend di gara sprint qui nel gioco non ci sono 2 set di gomme medie per la main race, quindi nessuno ha 2 medie per la main race. Ecco perché molti scelgono le hard. Tutto pronto per la partenza della prima main race di questa stagione 2031, iniziata non nel migliore dei modi. Parte male Tsunoda qui davanti. Mi tengo libero un corridoio esterno, se lo prende però Lawson. Allora qui ho tutto il tempo per riflettere su dove andare, visto che sono ultimo, non ho piloti dietro di me, quindi posso prendere la traiettoria che voglio. C'è il contatto qui con Tsunoda, spero di non avere danneggiato la macchina. Vediamo se riesco a passare il giapponese qui in questo allungo. Prova a intimidirmi Tsunoda strezzandomi leggermente contro, ma mi vado a prendere la 21esima posizione. Ci sarà forse l'occasione di fare qualche sorpasso anche al tornante che avremo
dopo questa piega, vediamo se riesco a beffare anche Duan, andandomi quindi a prendere la P20, perfetto. Riprende la partenza, Iwase Butler in prima fila, vediamo se qualcuno riesce a contrastare il giapponese, direi proprio di no perché parte male. Devon Butler viene passato da Carabresi, da parecchi piloti, con Iwasa che si tiene quindi senza nessun problema la prima posizione, con Calabresi secondo, poi le due Red Bull di Bell e Verstappen in P3 e P4, seguiti poi da Martin Gilles che si prende però in questo momento la posizione nei confronti di Max Verstappen. Poi abbiamo Piastri, Butler solamente settimo, pessima partenza veramente per Devon Butler, mentre c'è Piastri che va dentro. Oscar Piastri, senza timori reverenziali nei confronti di Verstappen, riesce Max in qualche modo a difendersi. Pessima partenza quindi di Devon Butler, che scende dal secondo a settimo, penalizzato anche dalle gomme hard, ma non era certo l'unico fra i piloti di testa a partire con le gomme hard. Partito già molto bene Yasaratie, che è già ottavo, se non sbaglio era partito dodicesimo, ha già recuperato 4 posizioni al via. Attenzione, qui c'è la lotta fra Bell e Calabresi, con Noah Bell che prova a prendersi la seconda posizione. Danni del pilota ferrarista all'interno. Il pilota neozelandese della Red Bull, chiaramente con gomma soft, deve cercare di passare prima possibile il ferrarista che ha le hard. Qui chiaramente il solito bug delle macchine che si compenetrano nelle prime due curve del secondo giro. Noah Bell si prende quindi la seconda posizione, 1-2 Red Bull. Eccolo qui, il tornante, con Lawson che è costretto a cedermi la posizione. Pubblico in piedi per questo attacco di Yasaratie nei confronti di Devon Butler. Stavolta mi sa che il sorpasso è maturo, va all'interno e si porta a casa il sorpasso nei confronti di Devon, che prova comunque a resistere nonostante le gomme hard. Poi deve mollare, Yasaratie si porta in settima posizione. Vado qui all'attacco di Russell, ecco, su Russell invece non perdo in rettilineo, però tira una buona staccata il pilota inglese. Allora vado ad attaccare all'esterno e mi prendo così la posizione. Inizio di stagione complicato anche per George. Attenzione, qui c'è un groviglio di macchine con Sari che si pianta. Si pianta anche Ocon. Cosa stanno facendo qui con Ocon, che fra l'altro è già sceso in P16. Non so che cosa gli sia successo. Potrebbe avere forse dei danni alla sua Williams. Non mi dice niente riguardo a danni l'ingegnere, però in rettilineo recupero. In rettilineo su di lui recupero tanto. Vado ad attaccare, c'è il contatto, mi danneggia leggermente il fondo, forse sono anch'io che un po' l'ho chiuso. Calabresi si deve ora difendere da Martin Gilles, che arriva ad attaccarlo qui all'esterno, ruota a ruota fra i due, parità di gomma appunto fra il ferrarista e il pilota Mercedes. Martin Gilles completa un grande sorpasso, si porta in terza posizione con Calabresi in leggera sofferenza, viene insidiato anche da Oscar Piastri, un super Oscar Piastri, mentre Gilles si difende all'interno, Piastri all'esterno, prova a passarli tutti e due in un colpo solo. Mamma mia Piastri, ok che c'ha le soft, ma sta facendo veramente dei super sorpassi, si è portato quindi in quarta posizione e potrebbe attaccare anche Gilles, visto che siamo appena al quinto giro, le sue soft sono comunque superiori rispetto alle hard del pilota Mercedes. Eccolo qui Piastri, non vuole neanche aspettare il rettilineo principale, lo va ad attaccare qui all'esterno dell'ultima curva. Piastri su Martin Gilles lo passa, mi sa che avrà anche lui il DRS, perché detection point, eh sì, infatti c'era lui, c'era Piastri DRS, ma nonostante questo viene insediato comunque da Martin Gilles. Si inserisce anche Yasaratie ancora più all'interno, grandissima lotta, sono in quattro a giocarsi questa staccata, con Piastri che passa e dietro Calabresi, Gilles e Atie, con Atie che si prende la quinta posizione nei confronti di un Martin Gilles comunque aggressivo, prova a restituire il sorpasso qui all'interno, ma le hard non hanno abbastanza grip, deve mollare il pilota inglese della Mercedes, deve cedere definitivamente la quinta posizione all'idolo locale Yasaratie. Quindi rimango per adesso dietro, tanto i piloti sono tutti qua, non mi scappano, non ho urgenza di passare Albon in fretta perché i piloti davanti restano comunque qui. Vedete, qui però perdo, ora inizio a perdere in rettilineo nei confronti dei miei avversari, stavolta allargo la traiettoria, non faccio come con Ocon. Albon ha lo spazio per fare la curva all'interno e io comunque all'esterno riesco a prendermi la posizione. Importante comunque averlo passato, perché chiaramente lui ha le hard, io le soft, e questa è la fase di gara in cui devo andare più forte di lui, chiaramente. Occhio a non fare come nella sprint, non mi sterzare di nuovo addosso Moreno, non mi sterzare di nuovo addosso, per favore. Vado qui all'esterno, nei confronti del colombiano, tengo giù in uscita di curva,
mi prendo la 14ª posizione, sta andando decisamente meglio rispetto alla sprint race, questa prima parte della main. Calabresi su Piastri, cerca di riprendersi la terza posizione. Se la prende così ancora prima della staccata della prima curva. Già finita la superiorità delle soft sulle hard. Dopo soli 8 giri. Arriva anche a Thier ad attaccare Oscar Piastri. McLaren contro Haas. Ok, che sono a parità di gomme. Ma a Thier ha una McLaren, la terza McLaren poi col motore super fast. Riesce senza problemi a prendersi la quarta posizione. Sta venendo fuori una gran rimonta per il pilota locale, con Piastri che prova a difendersi qui all'esterno, a Thier lo allarga. Boato del pubblico per Yasser Thier, che conferma il sorpasso nei confronti di Piastri e può ambire anche al podio. Attenzione, frena in anticipo Nives, prova a infilarmi. C'è Leclerc, 12esimo, sta sprofondando. Ah, perché le hard, Leclerc è in crisi, è uno dei piloti che ha le hard e non le sta utilizzando poi al meglio. Non si sono ancora accese le sue gomme hard. Intanto qui forse vado finalmente all'attacco di Flavio Nives. Lo supero e mi porto in 13esima posizione. Ho avuto un controllo qui Leclerc all'uscita della penultima curva, però si riprende comunque in rettilineo e non gli guadagno molto. Vediamo se riesco ad attaccarlo qui all'esterno. Deve mollare Leclerc, aveva una traiettoria troppo interna per aprire il gas in maniera ottimale. Vado quindi a sopravanzare. Attenzione lì Butler e Gilles in lotta, fanno rallentare anche Pierre Gasly. Sono lotta a lotta con Pierre. Ecco che Butler esce dalla scia di Gilles con il DRS, mentre Gilles ovviamente il DRS non ce l'ha. Siamo in 4 qui. Gasly tira una super staccata, la tiro anch'io. Vediamo se riesco a passare il francese dell'Aston Martin. Sì, mi porto ai margini della zona punti. Attenzione qui, Yasser Thier vicino a Callisto Calabresi, ruota ruota, prova l'attacco all'interno Yasser Thier, pubblico in delirio, tutto in piedi, gli spettatori, per Yasser Thier che si va a prendere la zona podio, incredibile, anche se ora la sua rimonta probabilmente si fermerà qui perché ha quasi 12 secondi di ritardo rispetto a Noah Bell, il quale a sua volta ne ha 7 nei confronti di Ayumu Iwasa. Lo affianco qui, ora apro il DRS e si vede che c'è il flap di destra un po' scheggiato. Punto Martin Gilles, me lo metto dietro così. Attenzione alla staccata del pilota inglese della Mercedes, allargo un po' qui l'uscita di curva per sporcargliela e mi prendo quindi la zona punti con Gilles che rimane davanti a Gasly molto bene, quindi farà perdere tempo anche al gruppo di piloti dietro. E ora si va all'inseguimento di Devon Butler, vediamo se sono ancora migliori le mie soft rispetto alle hard di Devon. Primo pit, metto gomme a media, la tassa diciamo così delle gomme hard la voglio pagare il più in là possibile, perché sembra che le hard veramente siano lentissime. E il fatto è che non ho gomma morbida nuova, quindi per il terzo stint o metto le hard o metto gomma soft usata, probabilmente soft in qualifica. Safety car intanto, successo qualcosa? Proprio dietro di me un contatto fra Nieves e Albon, con Nieves che frantuma la sua ala anteriore contro il ferrarista. Questo è il motivo della safety car. Eccolo qua, infatti ritiro per problema tecnico. Con era sprofondato nelle retrovie sin dai primissimi giri, evidentemente c'era un problema che aveva sin dall'inizio. La gara riparte, purtroppo non ho colto bene l'attimo e devo difendermi. Forse qui dall'attacco di Alex Albon. Albon, vediamo se ci prova, no? Rientra in traiettoria, intanto riesco in qualche modo comunque ad attaccare e passare Pierre Gasly nonostante tutto il ritardo che avevo accumulato. Mi porto quindi in 11ª posizione ai margini della zona punti. E ne ho di più qui di Leclerc, che le sue gomme soft le ha già consumate, ha il giro record, quindi vuol dire che ha già spinto con queste gomme soft prima della safety car. Arriva anche un pelo lungo, Leclerc bravo a non sterzarmi addosso. Mi prendo anche quindi la 10ª posizione, la zona punti. Intanto guardate dalla minimappa, è imbarazzante. Che vantaggio che si è già preso Ayumu Iwasa. È in una categoria a sé stante. Il giapponese alla guida della terza Red Bull, lì davanti lotta fra Norris e Piastri, con Piastri che ha le hard. Piastri che ha le hard, avrà quindi uno stint di gara molto difficile. Il contatto! No, mi rovino l'ala, è impercettibile. Non avevo neanche percepito il contatto con Piastri. Non mi era neanche sembrato di averlo toccato, peccato.
Non si tiene più Yasser Adti, eccolo qui all'esterno dell'ultima curva nei confronti di Noabel, lo va a passare, anche se Noabel comunque ha fatto un ottimo lavoro perché Iwasa ha già quasi 5 secondi di vantaggio, non c'è ancora il DRS e Noabel si va forse a riprendere la posizione all'interno di curva 1, vediamo se riesce a reggere all'esterno Yasser Adti, grande lotta fra i due, Adti che fra l'altro ha un danno all'ala Yasser Adti, c'ha un buco enorme. Sul flap di destra della suola anteriore l'ho notato solo adesso, chissà da quando è che ce l'ha, comunque non sembra avere ripercussioni sul suo passo gara. Ecco qui Yasser Adti che si prende così la seconda posizione. È proprio la ripartenza che Yasser Adti ha danneggiato la suola proprio qui, in questo momento, questo contatto con la ruota posteriore di Noabel. Peccato, peccato, potrebbe avere compromesso una gara veramente fantastica. Ok, la macchina comunque sta in pista, la macchina comunque sta in pista, non c'è quindi bisogno di fare un pit apposta per cambiare l'ala anteriore. Piastri in netta difficoltà in questi primi giri con le gomme hard, lo attacco qui all'esterno. Vediamo se riesco a completare il sorpasso. Occhio qui che non so dove posso permettermi di frenare con questi danni, che comunque non si sentono più di tanto. Piastri prova a rimanere davanti, e ruota ruota ancora con Oscar, che per ora si accoda e mi dà la nona posizione, attenzione che forse ci riprova qui a riprendersi la posizione, arriva un po' lungo qui per via dei danni sulla mia ala anteriore, però Piastri c'ha l'handicap delle gomme hard e quindi deve cedere in via definitiva la sua P9. Nuovo Bell intanto attaccato anche da Calisto Calabresi, una sciagura la safety car per il neozelandese, era saldamente secondo e ora viene passato anche dal ferrarista, che si prende quindi la terza posizione. Poi Nobel, ora c'è anche Verstappen lì subito dietro. Ed eccolo qui appunto, anche Verstappen va all'attacco di Nobel all'interno. Vediamo un po' se ci sono ordini di squadra. Sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì, perché Nobel gli ha ceduto la posizione senza cercare minimamente di resistere. Poi però si pianta Devon, protegge l'interno, loro vado all'esterno. Nei confronti di Devon Butler, staccatone, arriva un po' lungo con Devon che deve cedere, era troppo interno, traiettoria troppo stretta per lui, non è uscito bene. Mi prendo quindi l'ottava posizione, però mi sa che sono troppo lontano per cercare l'attacco. Vediamo, si protegge. E allora forse ci provo qui all'esterno. No, problema tecnico ancora! Ancora problema tecnico! Ma come è possibile? Ma due volte su due, cos'è adesso? Cos'è stavolta? No, non mi fa neanche vedere nel menu. Ma è incredibile! Cioè, non mi era ancora successo di averne addirittura due nello stesso weekend. Questa non mi era ancora successa. Al momento del mio ritiro, in testa alla gara c'è Ayumu Iwasa con quasi 12 secondi di vantaggio nei confronti di Atie, che però ha un danno all'ala, che sembra però non lo stia in alcun modo condizionando. Calabresi terzo, Verstappen quarto, un ottimo Purcell quinto, poi Norris sesto, abbiamo poi Bell con ala danneggiata settimo. Poi Butler, Lawson, che sta venendo su molto bene, il mio compagno di squadra, in nona posizione. E Pierre Gasly a chiudere la zona punti. Abbiamo poi Leclerc, undicesimo, meglio piazzato fra i piloti Mercedes, che stanno avendo veramente una gara disastrosa. Poi Doohan, Albon, anche per lui inizio di stagione disastroso. Poi Russell, quattordicesimo, seguito da Piastri, Moreno e qui tutti in lotta, Sari, Nieves, Tsunoda e Martin Gil addirittura ultimo per i danni alla sua macchina. Purtroppo, come dico sempre, non è possibile vedere quello che succede dopo il ritiro del giocatore, quindi non ci resta che andare avanti e vedere un po' come sarà finita questa gara, senza sapere il modo in cui i vari piloti avranno ottenuto il risultato. Vediamo che i piloti La gara, salgono come sul podio. prevedibile, la Il vince giudizio è Ayumu Iwasa, ordinato. Oggi Alfa terzo Tauri ha pilota fatto Red il bello e il Bull. cattivo tempo. Dominio Devono completo sperare e di non aver totale con paura, sia Yasser in Adti, pista, sia secondo, in autore di una campagna grande acquisti. rimonta. E oggi tutti i rischi Davanti al presi pubblico di sono casa, stati manda in ripagati. visibilio gli spettatori venuti qui apposta per lui, per vedere l'idolo locale. Aveva iniziato molto male con l'eliminazione in Q1 in qualifica, ma poi ha recuperato addirittura fino al secondo posto della main race. E il vero vincitore è Callisto Calabresi, perché arriva terzo, sì, ma è primo fra i piloti che disputano l'intera stagione, perché chiaramente Iwasa e Atie disputano solo 3 gare.
Dominio completo totale quindi per Ayumi Wasa, che vince con quasi 30 secondi di vantaggio nei confronti di un monumentale Yasaratie che fa impazzire il pubblico barenita, bareniota, bareniano, quello che è. E nonostante danni all'ala anteriore, riesce comunque a concludere in seconda posizione, mandando in visibilio i suoi fan. Ormai Yasaratie figura anche nei libri di storia, delle scuole lì in Bahrain, ammesso che ci siano delle scuole, non ne ho proprio idea se ci sono, se esistono le scuole là oppure no. Sì. E Callisto Calabresi completa il podio, fa anche il giro record ed è lui il vero vincitore di giornata, perché Iwasa e Atie non sono piloti titolari, corrono solamente 3 gare in questa stagione, quindi il meglio piazzato fra i veri contendenti al titolo è proprio il ferrarista Callisto Calabresi, che mette subito in riga uno spentissimo Alex Albon, mai realmente competitivo. Si è già preso la Ferrari, si è già preso la Ferrari. Callisto Calabresi, ancora più rapidamente di quanto non abbia fatto Leclerc con Vettel nel 2019. Max Verstappen finisce quarto, una gara più che discreta la sua, un ritorno in Red Bull più che discreto. Devon Butler finisce quinto, comunque un ottimo inizio di stagione per Devon, secondo nella sprint, quinto nella main race. Ci sarà anche lui sicuramente fra i contendenti al titolo di questa stagione. Liam Lawson alla fine recupera ancora qualche altra posizione, andando a concludere in sesta posizione a pochi secondi poi da Atie, che è secondo. Sono tutti finiti molto vicini dal secondo in poi, quindi bella rimonta da parte del mio compagno di squadra. Sono mancati i miei punti, ma comunque la McLaren limita di parecchio i danni con i punti di Lawson e soprattutto i punti di Yasar Attie. Abbiamo poi Lando Norris che finisce settimo, Nobel comunque si difende in qualche modo nonostante i danni all'ala e termina ottavo. Zona punti chiusa da Duane Purcell, ecco, Purcell ha perso un po' di posizioni, se non sbaglio era tipo quinto o sesto al momento del mio ritiro, è sceso poi in decima posizione, bravissimo anche Jack Doohan, in qualche modo ha recuperato fino al nono posto, un super inizio di stagione per lui. Fuori dai punti entrambi i piloti Mercedes, con Leclerc che finisce solamente undicesimo, non riesce neanche a battere in volata Theo Purcell. Gasly dodicesimo, non proprio impeccabile il suo ritorno in Formula 1, deve togliersi un po' la ruggine di dosso. Martin Gilles solamente tredicesimo, comunque recupera visto che era ultimo al momento del mio ritiro. Poi abbiamo Nieves, Albon quindicesimo, Russell, sedicesimo, oltre un minuto, che disastro questo inizio di stagione per George. Poi abbiamo Tsunoda, 17esimo, Piastri alla fine solamente 18esimo, chissà che cosa gli è successo perché era fra i protagonisti a inizio gara. L'altro pilota Haas, Esto Sari, finisce 19esimo con l'altro esordiente Moreno appena dietro in P20, ritirati io e Ocon entrambi per problema tecnico. In campionato, dopo il primo weekend, abbiamo Iwasa in testa alla classifica con 33 punti, Calabresi 22, Atie 18, Butler 17, Verstappen 15 e poi tutti gli altri con meno di 10 punti. Quindi fortuna, diciamo così, che Iwasa ha vinto anche la main race, togliendo punti a quelli che saranno i miei rivali per il titolo, nella speranza di riuscire almeno a completare qualche gara. Di questi primi 5 weekend di gara con gara sprint, spero di completarne almeno uno senza avere guasti tecnici, perché peccato davvero soprattutto per la main race, perché in questa main race potevo ottenere un buon risultato, anche con i danni all'ala ero competitivo, avrei sicuramente ottenuto dei punti, però il gioco ha deciso che invece di punti non ne dovevo ottenere, sì. Per quanto riguarda il campionato costruttori, la classifica è chiaramente falsata dal fatto che McLaren e Red Bull hanno corso con 3 macchine in questa gara, quindi hanno avuto un punteggio gonfiato, e poi è chiaro che nelle prossime gare anche gli altri team a turno correranno con la terza macchina. E situazione chiaramente ancora aperta, incerta. Certo è che la Mercedes ha marcato visita, andando fuori dai punti con entrambi i piloti nella main race. La Ferrari ha corso con un pilota solo perché Albon è desaparecido. Vedremo, sembra un po' più in palla forse la Red Bull, che ha entrambi i piloti che hanno comunque ottenuto dei risultati. Noi della McLaren ci possiamo consolare con Lawson, autore di una bella rimonta cioè, dalla gara sprint alla main race, insomma, ha fatto una bella rimonta. Il Battle Global sembra che anche questa stagione corra con un solo pilota. L'Aston Martin c'ha ancora Gasly arrugginito. E alla fine il titolo secondo me ce lo giochiamo sempre noi con della McLaren insieme a Mercedes, Red Bull e Ferrari sostanzialmente. Ferrari non si sa, Ferrari con l'asterisco di Albon se ha voglia di riprendersi un po'. Vediamo cosa si è rotto stavolta, si è rotto l'MGUH. Abbiamo fatto fuori un MGUH e soprattutto una UCE,
Già dopo il primo weekend di gara, dico soprattutto la UCE, perché di UCE ce ne sono solamente due a disposizione e uno l'abbiamo già fatta fuori, quindi siamo già quasi certi che andremo in penalità, perché sarà difficile completare la stagione con una sola UCE rimasta. Mamma mia che roba. Inizia quindi nel peggiore dei modi questa difesa del titolo ritato vinto nel 2030. Certo è che io comunque, insomma, il gioco ha deciso a priori che non dovevo finire né la sprint né la main race, quindi potevo anche essere primo con un giro di vantaggio, e se il gioco decide che io devo rompere, rompo, e non potevo assolutamente farci niente. Comunque mi lascia abbastanza fiducioso il passo che stavo tenendo nella main race, insomma. Dopo tutti i problemi che avevo avuto nella sprint, nella main stavo andando bene, anche con l'alettone danneggiato stavo tenendo dei ritmi più che competitivi, e alla fine, cioè, Lawson è finito sesto, e io al momento del ritiro ero ben davanti a Lawson, e quindi penso che come minimo potevo finire sesto io, come minimo, e quindi comunque avrei ottenuto dei punti pesanti, e... Però è nata male, adesso il prossimo GP si disputerà in Australia e a schierare la terza macchina saranno i team arrivati in terza e quarta posizione nel campionato costruttori della scorsa stagione, ovvero Ferrari e Mercedes. La Ferrari schiererà appunto in pista Mick Schumacher, che fino all'anno scorso correva in Williams, ha fatto una grande stagione 2030, Mick Schumacher ha ottenuto ben 42 punti con la Williams, questa ottima stagione gli è valsa la chiamata in Ferrari come terzo pilota. Vedremo un po' Mick Schumacher se sarà in grado di lottare per la vittoria, sarebbe veramente fantastico rivedere uno Schumacher in lotta per la vittoria con la Ferrari, seppure nelle vesti di terzo pilota, quindi seppure senza chance, senza possibilità di lottare per il titolo. E mentre la Mercedes affiderà la terza macchina al giovanissimo tedesco Gerd Waldmüller, che aveva corso con la terza Mercedes anche nella scorsa stagione, fra l'altro proprio in Australia, il suo debutto assoluto, si qualificò secondo, commise qualche errorino, fra cui un testacoda, e poi si ritirò per problema tecnico, ottenne un piazzamento a punti solamente a Monza, perché fu sfortunato anche in Spagna, col team che gli sbagliò completamente la strategia, quindi sarà molto interessante vedere anche Gerd Waldmüller all'opera, perché Gert sicuramente prima o poi esordirà nel team Mercedes vero e proprio, quando Leclerc appenderà il casco al chiodo. Per il dopo Leclerc, insomma, la Mercedes ha già un pilota pronto, e niente, purtroppo è nata male questa gara iniziale della stagione 2031. Chiaramente anche in Australia ci sarà la gara sprint, e quindi anche lì rischiamo un altro bello zero in classifica, però insomma non saremo sfigati in eterno. D'altronde anche nella scorsa stagione, comunque nelle gare sprint, ho rotto nella sprint di Monza, nella main a Baku, nella main a, come si chiama, Las Vegas, e nella sprint in Brasile, 4 guasti tecnici su 6 gare. Però ad esempio a Austin, weekend sprint, ho vinto sia la sprint che la main senza problemi tecnici di nessun tipo. Anche a Portimao di problemi non ne ho avuti, quindi è molto probabile che il giocatore abbia problemi tecnici nei weekend sprint, ma non è proprio sicuro al 100%. E mi appello, cioè sì, poi porca miseria, 2 su 2 qui in Bahrain, cioè il colmo, proprio doppio ritiro sia nella sprint che nella main. Penso proprio che faremo tappa a Lourdes prima del GP di Australia, e speriamo che porti dei benefici, ecco, sulla nostra fortuna.